Invece questo mi è piaciuto perché il racconto scorre bene, e poi alla fine fa tenerezza, i protagonisti sono, li vuoi bene, no? Perché comunque sono portati a volersi bene fra di loro, pur tra mille contrasti, e poi c'è la combriccola dei vari Catania, Cederna, da una parte insieme agli altri, non mi ricordo, e io che faccio quel sindaco tronfio e fanfarone che tenta di dividere, poi alla fine vince, ma c'è, se avete ricordato il finale, ci sarà un'altra elezione in cui vince il personaggio di Claudio Gerini e diventa sindaco, vero o no? È vero. Quindi andatelo a vedere, anche se avete già visto. Sì, volevo, scusa. Rimasta sospesa la risposta sul dove finisce la politica nella parte finale del film. Nel finale, secondo me, c'è delle immagini che parlano molto chiaramente. Vince il sindaco leghista in quelle condizioni. La sinistra vince alla fine, cioè il sogno della vittoria della sinistra alla fine, quando butta giù i muri. Quindi, secondo me, è un discorso per immagini, ma molto preciso. Se non butta giù i muri, vince giustamente il sindaco leghista. Sì, anche perché a un certo punto poi i personaggi vengono presi dalle loro vicende personali, per cui un pochino quello è prevale, anche se lui continua a fare il suo discorso, tutti i ricordi dell'asilo, eccetera, eccetera, però un po' vanno un po' nel pallone, perché c'è questa la vita, come poi accade nella realtà, quando ci succede la parte sentimentale e la parte privata, spesso prende il sopravvento sui nostri lavori, che fortunatamente a volte vengono dopo, insomma. Sì, ma questo è il problema prima della sinistra. Questo è il problema, lei torna sempre là, giustamente. Non credo sia questa la sede, ce n'ha tanti, sì, di problemi. Parla anche di suicidio. Di suicidio? Io alla sinistra e centro-sinistra parlo sempre di suicidio. Sì. È bello fare come quando è al funerale, è bello parlare di come... Se il modo migliore per suicidarsi. Il modo migliore per suicidarsi, ma molto centro-sinistra. Una domanda qui? Sì, salve, Marina Vinci, Agenzia Express Radio BK. La mia domanda è sia per il regista che per i tre protagonisti. Prima si parlava del fatto che la politica a volte non sta al passo con i tempi e giustamente Filippo Nigro ha aggiunto che comunque in altri paesi in realtà si riesce. Allora, secondo voi quanto in questo caso il Vaticano ha in Italia a condizionare la politica? Sì. Grazie. La domanda è ellittica. Pronti alla scomunica? C'è un fulmine. Vai. In generale... No, viviamo in un paese dove ovviamente la laicità delle istituzioni non è sempre, è messa a dura prova, non è sempre garantita, no? Quindi insomma sarebbe bello vivere in un paese in cui le istituzioni subiscono meno l'influenza del Vaticano. Adesso per paesi oltretutto dove questo non succede e che non vivono peggio di noi, no? Se la cavano, insomma. Dall'altra sono anche convinto che spesso, e ritorno al fatto che poi questo discorso qui andrebbe fatto sui grandi temi, noi usciamo da un periodo in cui si è parlato di fine vita, si è parlato di cose molto delicate, in cui quantomeno un contraltare, cioè un'altra parte del dialogo serve averla. Io non sono convinto che sia giusta la liberalizzazione a oltranza di qualsiasi tipo di... Io sono contento che ci sia comunque un'altra parte che, anche in modo un po' ossessivo, ostinato, dice no. Perché vuol dire che quando poi si arriverà al sì, e sono convinto che si arriverà al sì sulle questioni più umane, ci sarà stato un vero e proprio dibattito a riguardo. Non si sarà accettata la cosa solo così tanto per. Ma perché c'è stata una vera e propria discussione in merito. Riccardo voleva dire una cosa, Riccardo. Solo per fare le cose un po' più complicate. Questo film ha avuto l'approvazione del Centro Cattolico del Cinema, il che dimostra che piccolo passo. No, che forse poi c'è qualche. In Italia c'è uno strato che si aggira a partiti politici che è più realista del re o più propagandista di quel che dovrebbe essere, insomma, perché è poi un centro che è abbastanza, diciamo, selettivo.
sue approvazioni. E evidentemente ci ha trovato dentro sul piano umano qualcosa che è un valore e che quindi va anche al di là degli schemi, insomma, e quindi è, diciamo, fra le varie diversità c'è pure questa. Ci dite chi è il Centro Cattolico del Cinema? I nomi, forse, fuori i nomi. No, chi è il Centro Cattolico del Cinema? Che struttura sarebbe? Chi fa capo? A lui. Ma dunque, è un centro che diciamo, fa, commenta i film che escono, che dà un parere, una visione molto tecnica, un centro pastorale. Adesso non so proprio la denominazione precisissima, però c'è un centro che fa politica culturale, che valuta, diciamo, cinematografica, e l'orientamento che dà sostanzialmente è credo decisivo per l'accesso al circuito delle cosiddette sale parrocchiali, che è un termine riduttivo, nel senso che è un circuito piuttosto vasto e anche con sale insospettabili, nel senso che c'è un teatro che è parrocchiale, e quindi insomma, c'è la sua importanza culturale come ce l'hanno i cattolici in Italia, insomma. È molto selettivo, cioè anche su film apparentemente innocui dà il risultato delle critiche. Questo è stato valutato proprio nella sua sostanza in modo positivo, è, diciamo, un segno di diversità pure questo, quindi le cose sono ancora più complicate. Una cosa su questo tema: è evidente che il Vaticano in Italia ha un'influenza più forte che in altri paesi, perché banalmente sta qua, la geografia ha un peso nelle cose. Detto questo, però, non penso che dobbiamo nemmeno dare troppo peso a questa presenza. Mi ha colpito molto il fatto che nella avanzatissima Svezia, dove, non so se voi seguite le cose svedesi, ogni volta che leggo un articolo impazzisco, perché è tutto perfetto, tutto avanzatissimo, tutto meraviglioso. Non so, però mi dicono, però Stieg Larsson, l'autore di massimo successo europeo degli ultimi tempi, è morto, ha accumulato 10 milioni di euro di diritti che sono andati tutti a suo padre e al fratello, perché lui viveva con la sua compagna da 10 anni, no, da 20 anni, ma non erano sposati, da 30, viveva insieme a questa donna da 30 anni e non essendo sposati lei non ha avuto diritto a nulla. Questo nella avanzatissima Svezia, dove credo che le parole del Vaticano non siano la prima cosa che viene letta la mattina. Quello che voglio dire è che l'evoluzione dalla famiglia tradizionale alla famiglia del futuro, che non sappiamo qual è un problema complesso per tutto il mondo e nessuno ha la soluzione ed è difficile per tutti trovarla. L'unico forse difetto che io vedo nella presenza del Vaticano in Italia è che tende, non lui, ma proprio non il Vaticano in sé, ma la stessa presenza, a rendere il dibattito un pochino troppo ideologico. Credo che semplicemente, se fossimo tutti consapevoli che su questi temi stiamo vivendo una fase di transizione complessa di cui nessuno possiede la soluzione, anziché prenderci a cornate tra opposte fazioni, forse sarebbe più facile trovare queste soluzioni. Tutto qua. Ecco, questo film credo è stato scritto, pensato, girato, recitato, forse anche illuminato in uno spirito di non ideologia. Ci siamo tutti sentiti molto liberi, credo. Maurizio Di Rienzo. No, possono rispondermi no. Anche Claudia e Cattani? Sì. Tutti? No, Claudia e Cattani. Ciao, quanto al regista e all'ultima domanda. Ok. Lo avevo risposto, ho dato il microfono. Beh, io penso un po' la stessa cosa che dice Fabio, cioè sull'influenza del Vaticano. Devo dire che ultimamente hanno dato prova di grande influenza nella vita pubblica, politica e privata in Italia, per cui abbiamo avuto esempi di altri paesi che si sono adeguati molto meglio in questo senso.